Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti a un altro episodio di Cazzeggio Catabiotrico dal colore di Retro Computing. Oggi parleremo dell'home computer Panasonic MSX Turbo R, il potente MSX a 16 bit venduto solamente nel mercato giapponese. La Panasonic, la Sony, la Sanyo nel 1990 e sino al 1994 ebbero a proporre solo per il mercato giapponese il potente standard MSX2. In particolare MSX Turbo R aveva una CPU R800 a 16 bit da 28 MHz che però garantiva piena compatibilità con tutto il codice dello Zilog Z80. C'era poi il 96K di ROM che conteneva il BASIC e il sistema operativo a finestre, in stile macOS per intendersi. La RAM era di 256K espandibile sino a 4 MB. La motherboard aveva una CPU grafica dedicata con un chip Yamaha V9958 che gestiva fino a 128K di RAM video dedicata, con una risoluzione video massimo di 512x212 pixel a 16 colori. C'erano poi ben 3 chip audio dedicati, due in uscita, un UNGY8910 a 3 canali per garantire la retrocompatibilità software MSX. Poi c'era un più potente chip audio Yamaha YM2413 da 9 canali, mentre il terzo chip sonoro PCM serviva solo per la campionatura ad 8 bit a 16 kHz. C'era poi la presa MIDI ed un disco da 3,5. Andiamo a visionare rapidamente i due manuali del Panasonic MSX Turbo R per dare una sbirciatina. MSX 2 Turbo R Panasonic. Questo è il manuale in giapponese, non lo guarderemo tutto, sono solo 189 pagine, non ci si capisce nulla in linguaggio giapponese, io il giapponese non lo so. Daremo a sbirciare solo rapidamente l'indice per vedere, diciamo, grosso modo cercare di intuire di cosa conteneva questo manuale utente del Panasonic. Dunque, andiamo a vedere. C'era, si parlava della shell, poi non ho idea di cosa sia, sembra probabilmente la finestra del sistema operativo, adesso poi lo vedremo. Poi si parlava del altre pagine, cose che io non ho la più pallida idea di quello che ci sia scritto qui, io il giapponese non lo conosco, non so voi, ma ecco. Si parlava di View, Draw e Paint ed Edit, che sono probabilmente tre programmi, o anche diciamo per la grafica approssimativa, come utilizzarli, quindi era molto Mac-like. E poi ecco, andremo a vedere alcune paginette, eccola qua, come si presentava. Eccoci qui. Altre pagine per quanto riguarda l'MSX View, per dare un'occhiata. Io non ho idea, comunque diciamo si vede che dalle iconine e dai fumetti erano tutta roba diciamo per bimbi o comunque bimbi già vispi che già conoscevano praticamente l'informatica. Sembra piuttosto chiaro, quindi inserire dischi, qualche cosa, però ecco, oltre non andremo perché tanto non ci si capisce nulla, tutto in giapponese. Manuale tecnico per il Panasonic MSX Turbo L, anche questo è tutto in giapponese, sono 201 pagine, non lo guarderemo tutto, guarderemo solo, spilluzzicheremo solo alcune pagine. Dunque, andiamo a vedere per cercare di capire qualche cosa. Ora io ho cercato di andare a rintracciare nelle appendici perlomeno le parole chiave del BASIC, ma non ci sono, quindi è difficile valutare che tipo di BASIC fosse. MSX Turbo R, qui si presenta la macchina, suppongo, qui si parla degli slot, qui si parla del BASIC e qui si parlano dei chip audio e video dedicati. Come fare la musica, qui si parla del microprocessore a 16 bit, l'RS800, con la relativa architettura, e suppongo, molto probabilmente ci ho dato già una sbirciatina per cercare di capire anche l'architettura e l'istruzione del codice assembler, e poi una serie di cose che io non ho idea praticamente. Ora andiamo a vedere a bomba a pagina 105 per cercare di capire
come era in sostanza il Basic, ma non è come quello che pensate voi. Eccolo qua, questo è il capitolo 3 dove si parla praticamente del Basic, ma non è, diciamo, una guida per quanto riguarda il Basic con le istruzioni, ma bensì, da quello che posso capire, sostanzialmente è un manuale tecnico che spiega come, diciamo, l'interprete oppure il compilatore, suppongo l'interprete Basic, andava a eseguire i vari comandi Basic, quindi decodificandoli in procedure assembler. Quindi come si interfacciava il Basic con l'interprete Basic e che poi come traduceva i comandi diciamo andandoli ad eseguire. Eccoci qua con le relative chiamate, queste erano le risoluzioni, diciamo, video supportate. E poi, diciamo, qui abbiamo una serie di locazioni, quindi niente a che vedere, diciamo, con quello che uno può pensare con una guida sul Basic con diciamo l'elenco specifico dei comandi oppure con un raggruppamento di parole chiave.